Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi preparerò per voi dei dolcetti favolosi natalizi, ovviamente. Sono delle piccole esplosioni di bontà, ripieni di confettura d'uva e scrocchiarelli perché ci sono dei biscottini saporiti alla cannella. Poi vedrete, seguite la ricetta. Verso sulla spianatoia la farina di cui ho bisogno. Faccio un bel buco al centro. Metto lo zucchero con la buccia grattugiata del limone, poi l'olio, poi verso del vino bianco secco. Piano piano, altrimenti sborda tutto. Comincio piano a lavorare e inserire la farina che assorbirà i liquidi. L'impasto è quasi pronto. Dobbiamo solo compattarlo un po' meglio. Poi taglierò dei pezzi, li stenderò col mattarello e con un coppapasta o con un bicchiere, perché ovviamente non tutti sono muniti di coppapasta, questo, ma c'è anche il classico bicchiere, prepareremo i nostri dolcetti. Taglio il primo pezzo di pasta. Prima di stendere il nostro impasto, prepariamo il ripieno con la confettura d'uva, i biscotti secchi sbriciolati e le mandorle tostate con tutta la buccia. Infine, per profumare, un po' di cannella. Che profumo di cannella! E di mandorle tostate e di uva. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti. Il composto adesso è pronto, è della giusta consistenza. Lo lasciamo da parte e cominciamo a preparare la pasta che l'accoglierà. Cominciamo a stendere l'impasto, anche da un piccolo pezzettino. E poi, come vi dicevo, possiamo tagliarlo o con un coppapasta o con un bicchiere. Non tutti hanno questo aggeggino a casa. Stendo. E vi faccio vedere come si prepara il primo. La pasta deve essere abbastanza sottile. Perché dovrà essere ripiegato su se stesso. Ecco qua, siamo pronti. Io faccio col bicchiere perché viene più grande il dolcetto e quindi accoglierà più ripieno. E si fa così. Si prende il composto, lo si mette al centro, si chiude a raviolo, così. Se fuoriesce un po' non succede niente. Si sigillano bene i bordi, poi si appoggia l'indice qui, si avvicinano i lembi e si attaccano. Eccolo qua, sembra un raviolone gigante.
Eccoli qui, appena cacciati dal forno. Li ho spolverizzati ancora caldi con dello zucchero semolato. Questo prevede la tradizione. La tradizione prevede anche di assaggiarli subito. Buonissimi. Se posso darvi un consiglio, con lo zucchero si fa così. Ciao, alla prossima video ricetta!